Salve, un cordiale saluto da Luigi Brecciaroli, benvenuti nel nostro appuntamento di 7x4, il magazine multimediale delle Marche, quello che trovate alla radio, lo trovate in televisione, alla radio ripetiamo ancora una volta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, e poi il venerdì, sabato, domenica e lunedì sul 210 del digitale terrestre, quindi Arancia Television. Allora, allarghiamo subito il campo perché siamo con una collega giornalista, abbiamo con noi Cristina Gregori, ciao Cristina. Ciao Gigio, ciao a tutti, ben trovati. Allora, è un piacere averti qua perché con te oggi vogliamo trattare degli argomenti. Eccoci. Che sono certamente molto delicati, ma comunque argomenti che fanno parte un po' del dibattito pubblico. È entrata d'impeto questa situazione del produttore Weinstein e le dichiarazioni di Asargento, no? Noi le abbiamo ascoltate insieme, facciamo una cosa, allora le riascoltiamo, le facciamo ascoltare a tutti, qui è un'intervista che Asargento ha rilasciato a Bianca Berlinguer, noi riascoltiamo queste dichiarazioni e poi un po' parleremo di questo, oltre ovviamente a lanciare tutti i nostri servizi di 7x4. Prima parlava della cosa, ti chiedeva cose della tua vita, sembrava quasi un amicone e poi andava in bagno e tornava con un accappatoio e una crema chiedendoti un massaggio. E questo era sconvolgente per quanto mi riguarda, io posso parlare della mia esperienza, cioè di ritrovarsi con un uomo che è alto 3 volte te, che è largo 4 volte te, che ti chiede un massaggio. Cosa fai? A me mia madre mi aveva insegnato di dare un calcio nelle palle e scappare, ma in quel momento io ero pietrificata e così tante altre donne. Non ho avuto il coraggio di parlare finora e sono sicura che centinaia di altre donne si uniranno al coro, perché è incredibile questo che quest'uomo è riuscito a fare e a passarsela liscia per 30 anni. È allucinante. Eravamo agli albori della comprensione della violenza sulle donne nel 97. Figurati se io avevo il coraggio da sola, ragazzina, di andare contro l'uomo più forte del mondo. E tacendo, credimi, questo è stato un peso che ho portato per 20 anni, che ha cambiato la mia vita e la mia percezione sia del mio mestiere che degli uomini in generale. Quando mi ha contattato Ronan Farrow del New York Times, mi sono chiesta 1000 volte, dico il mio nome, non lo dico? E poi quando mi ha detto che nessuno aveva il coraggio di parlare, io ho detto va bene, allora pagherò le conseguenze, tanto ormai non ho più nulla da perdere e dico la mia verità. Nei 5 anni successivi io lo incontravo molto spesso nei festival dove lui fra l'altro, non solo con me ma con tutte le altre le vittime, lui si presentava alle prime per farsi fare le foto con noi, per usarle come prove perché lui sapeva di essere in torto. Un giorno di far vedere, vedi, erano tutte amiche mie, vedi, come mai, come possono dire che io gli ho fatto violenza se 3 anni dopo si facevano fotografare sorridenti insieme a me? Ma io mi facevo, io quando arrivava alle prime dei miei film a Cannes o in altri festival, io ero sbigottita, però non sapevo reagire quando lui si prendeva, si attaccava a me, chiamava un fotografo e si faceva fotografare. Altre volte mi ha perseguitato e ci sono anche dei testimoni, parecchi, di come io ero ai festival, lui piombava nella camera di notte. Io sono fiera di aver parlato perché questo che si sta alzando in questo momento, questo putiferio e tutte le donne che stanno denunciando in maniera anonima o meno, questo è un momento molto importante per il nostro paese, per noi come donne, e che finalmente ma non è solo nello spettacolo come si può vedere dal web, è in tutti gli ambienti di lavoro che questo accade e quindi secondo me è un momento rivoluzionario e sono fiera di far parte di questa rivoluzione femminile senza cadere, no, nella retorica, però è una roba vera questa delle donne che stanno denunciando centinaia, non ci stiamo più perché non va più bene, neanche un uomo che ci mette una mano sul ginocchio va bene, anche questa è una violenza, anche questo non sarà più permesso e io voglio che gli uomini si spaventino di noi come noi abbiamo avuto paura di loro quando entravamo nelle stanze e ci facevano moine e carezzine sulle spalle. Queste le parole di Asargento durante l'intervista che lei ha rilasciato a Bianca Berlinguer. Di Asargento si parla ormai da parecchi giorni, no? È una situazione che poi
ha aperto un enorme vaso, no? Dove dentro c'è un po' di tutto, Cristina. Sì, perché tanto che se ne parla, se ne è detto di tutto e di ogni. Però certamente Asia Argento ha, come dire, trattato un argomento molto delicato, molto complesso, lo ha spiattellato lì come nel suo stile, perché è una donna molto estroversa, molto particolare. Ti fermo un attimo, andiamo subito sull'intervista, no? Innanzitutto emotivamente come ti è sembrato, perché nel racconto di Asia Argento, questo lo dico da colui che ha trattato prima i commenti e poi sono andato a sentirmi l'intervista, perché prima mi è arrivata l'ondata di commenti e poi mi sono andato ad ascoltare l'intervista. La tua impressione innanzitutto da un punto di vista emotivo? Beh, era strana, era molto compressa, però si può capire. Una sofferenza grossa? Beh, mi è sembrato comunque che avesse questa incertezza, questa difficoltà, però è vero pure che parlava di una cosa che probabilmente l'ha vissuta profondamente, penso. Un'altra cosa c'è da dire, questa cosa non la possiamo sottovalutare, che Asia Argento è un personaggio particolare, sì. L'abbiamo vista anche recentemente a Ballando con le Stelle, piuttosto che altri. Ha una personalità spiccata. Ha una personalità di un certo tipo, questo è indubbio, e dunque anche le sue confessioni, anche i suoi momenti intimi, magari possono sembrare arrivarci incongruenti. Questo è quello che penso. Un po' forti, dici, un po' carichi. Un po' sì, un po' strani. Strani, strano è strano però come termine. Allora aspetta, te lo inquadro. Un po' recitati, questo non esclude la verità, nel senso che io non giudico minimamente, ognuno conosce la propria sofferenza, certo. E il momento, sicuramente ecco, di fronte alla violenza, come abbiamo detto più volte, nessuno reagisce in modo uguale, nel senso che lei può non aver avuto il coraggio di andare via, perché ho sentito anche nei commenti. Sì, i commenti sono stati enormi, no? Perché uno dice... Trattiamole un po' tutte le campane, sfumiamole un po' tutte. C'è chi dice ok, perfetto, ma chi ti ci ha tenuto lì? Esatto. Potevi prendere e andartene via, no? Esatto. Lo hanno detto anche molte donne. Esatto, e questo è terribile, ma è vero pure che io dico che comunque io ho la possibilità della scelta, nel senso va bene, se vogliamo giocare sulla seduzione, nessuno ce lo impedisce, direi e aggiungerei oggi come oggi, no? Però ecco, per quale motivo mi devo trovare in quella situazione lì? Perché mi devo trovare in una situazione così imbarazzante, così tremenda per me, per il mio sentire. Quindi tu dici la vera rabbia da un punto di vista professionale è: io vado ad un incontro, a parte che, come abbiamo già detto in radio in un appuntamento che abbiamo fatto, di domande ce ne dobbiamo far tante. Come ci sei arrivata ad avere un appuntamento con Weinstein, perché non tutte le attrici hanno questa opportunità, come sei stata presentata, cosa si aspettava Weinstein, insomma di domande ce ne dobbiamo far tante. In ogni caso, ai 20 anni ti trovi davanti a uno dei più grossi produttori del mondo, ok? È ovvio che ci vai perché hai in testa in qualche modo di utilizzare una scorciatoia, no? Perché non tutti fanno questo percorso, molti passano attraverso i provini. Cioè c'è un disegno dietro, no? Cioè, suoniamole tutte le campane, perché c'è chi dice, sei arrivata insomma in questo ufficio, è ovvio che ci sei arrivata con una forte determinazione, ok? Questo forse non ti ha subito colto come un'attrice professionista, ma ti ha colto come una che sta tentando una strada per arrivare al successo, giusto? Sì. Cioè queste sono le campane che hanno suonato in maniera molto pesante nei confronti di Asia, no? Sì, esatto. Quindi se tu prendi quella strada, cosa ti aspetti? Poi è stato questo quello che è stato detto da tanti. Ma è quello che dico io, cioè perché mi devo aspettare quello? È questo l'approccio culturale, cioè per quale motivo? Perché per quale motivo se io ho 20 anni, sono, anche se sono un po' folle, però voglio fare questo mestiere, ma questo vale in tutti gli ambienti, sì. L'abbiamo detto, in tutti gli ambienti, però perché è quella una porta da attraversare, perché deve essere quella una stanza dove tutti dobbiamo passare, dove tutte dobbiamo passare più o meno? Poi è logico, io ho la scelta di dire di no, di magari essere cresciuto in un contesto. Io faccio l'avvocato del diavolo, perché ci sono alcune donne che ha detto benissimo, andavi tranquillamente a fare un provino come fanno altre 25.000 attrici del mondo e amen.
Cosa significa? Non capisco, in che senso? Nel senso di dire, invece di trovare la scorciatoia che portava all'ufficio del produttore, facevi il provino con il regista e Il problema è che probabilmente il regista questo lo valutava come un provino. Si dici? Assolutamente. Vabbè, allora, come posso vedere, da come la prendiamo, tanto è una questione molto delicata. È complessa, è molto seria, è molto delicata e ciascuno di noi probabilmente, ma certamente agli uomini, come dire, capita di rado di sentirsi violentati, no? Perché la certo, violenza ha diverse forme, cioè non è solo quella fisica, è quella psicologica, è quella professionale, è quella, la violenza è quella legata a, diciamo, al soggetto più debole, no? E dunque è un argomento che va trattato con i guanti proprio. Quello che dico io è che se vogliamo una società migliore, in un futuro magari anche lontano, 20, 30, 40 anni, dobbiamo agire sui giovani, sulle nuove generazioni, le istituzioni devono assumersi grandissime responsabilità e la scuola, non ne parliamo, e cercare di lavorare su uomini intelligenti, sensibili, attenti, perché ce ne sono a decine, a migliaia, certo, a milioni, quelli che si sentono turbati, offesi da atteggiamenti violenti, e anche sulle donne, diciamo, sulla loro capacità di autodeterminarsi, perché Asia Argento, se avesse avuto il coraggio e la forza di dire grazie, è stato bello, ma arrivederci e grazie appunto, ecco, sarebbe stato tutto più facile per lei da un punto di vista umano, personale. Magari da un punto di vista professionale magari più difficile, certo, capito? È proprio questo, cioè lavorare sulla cultura. Bene, allora andiamo con la serie dei nostri servizi, tra poco ritorniamo con Cristina Gregori proprio per affrontare di nuovo questo tema che è estremamente spinoso. Ripartire dall'economia reale. È questa la richiesta della CNA Marche per rilanciare le aree colpite dal sisma e non solo. L'associazione artigiana ha presentato le sue proposte in occasione dell'assemblea regionale e il documento è stato illustrato alla commissaria straordinaria per la ricostruzione Paola De Micheli. In occasione dell'assemblea il tema della ricostruzione del post-sisma era fondamentale, per cui abbiamo ritenuto di costruire un ragionamento di sviluppo complessivo e non parlare solo di ricostruzione. Quindi col nuovo commissario l'occasione migliore l'abbiamo portata qui. De Micheli, nel suo intervento, ha promesso che il governo interverrà con agevolazioni fiscali ed interventi di sostegno per le imprese. Però tra le righe di questo incontro si respira l'aria di chi crede che i governi di questa legislatura si siano dimenticati un po' delle piccole e medie imprese. Questa è una storia vecchia, nel senso che tendenzialmente se ne parla tanto, ma nei provvedimenti se ne parla meno. La situazione è, siamo di fronte a una tendenza di ripresa che riguarda l'impresa sicuramente più strutturata, ma non porta dietro in maniera organica la piccola impresa. Rispetto alla legge di bilancio cercheremo di aggiustare alcuni interventi che mancano. Il presidente di CNA Marche, Gino Sabatini, ha ricordato che il sistema produttivo del cratere marchigiano in un anno ha visto la scomparsa di 483 imprese e 2000 posti di lavoro. La gran parte dei comuni della nostra regione è stata colpita in modo diretto o indiretto dagli effetti del sisma. E non si tratta solo di economia colpita, si tratta anche di tessuto sociale e culturale. Bene, noi di fronte a questo dramma facciamo delle proposte precise, fra cui andare con una serie di infrastrutture moderne e efficienti, come per esempio la banda ultralarga, la ricostruzione di tutte le strade principali che consentino la banda ultralarga e le strade di comunicare, di mettere in comunicazione queste aree che altrimenti rischiano rischiano per esempio il depauperamento, l'abbandono, rischiano di essere lasciate in mano agli anziani che d'accordo rappresentano il rapporto col territorio, ma non possono essere lasciati da soli, bisogna che noi riportiamo i giovani e i giovanissimi, e in che modo? Attirandone l'attenzione e dando loro le possibilità e l'interesse di restare in area. Allora dobbiamo lavorare sulle scuole, sull'università,
facendo in modo che le due università che ci sono in territorio agiscono da sole, almeno assieme e non da sole, almeno sotto il profilo della ricerca e della sperimentazione. Ricerca e sperimentazione dovranno cimentarsi con un sacco di aspetti nella ricostruzione, perché dobbiamo ricostruire tantissimo, quasi tutto, e in primo luogo il tessuto urbano, con quello che vuol dire in termini di presenza degli anziani e presenza dei giovani. Dramma economico e tessuto sociale lacerato. Su questi elementi si pongono le basi per il programma di rinascita dei territori proposto dal CNA Marche. Rinascita che sarà inevitabilmente collegata con la ripartenza del mercato interno. Allora bisogna trovare il modo di far ripartire il lavoro, bisogna fare investimenti in un qualche modo. Interventi così spot non servono. Il mercato interno è fatto innanzitutto di costruzione di tutto questo mercato qui e i servizi. E nella fase che stiamo vivendo, qualche provvedimento serio aumenta la fiducia dei cittadini che hanno possibilità di spendere, che in questo momento non lo fanno ancora per paura. Parlare della musica da discoteca degli anni 90 significa parlare del programma che l'ha caratterizzata fortemente, il DJ Time, di cui Mario Fargetta è stato una delle colonne principali. Nasce proprio su una questione, secondo me, legata più alla tecnica, perché da un giorno all'altro qui a Radio DJ mi misero in regia ad Albertino. Quindi diciamo che lì ho potuto far vedere anche le mie qualità, quindi facendo entrare a tempo la musica, i jingle, queste cose, e vedevo che Albertino piaceva, e quindi piano piano ci siamo sviluppati, ma facendoci complimenti a vicenda, no? Bravo, hai beccato l'entrata, oh, questo mixaggio andava bene, oh, figo questo passaggio, cioè noi ci divertivamo, io e lui, a fare il programma cercando di essere impeccabili proprio sulla tecnica, cioè su tutto quello che poteva essere a tempo la musica. Questa cosa ci ha permesso di sviluppare poi un sacco di cose ed è venuta fuori anche un po' la simpatia, la nostra stupidità, ma il genio di Albertino che è riuscito anche a sdrammatizzare la serietà della musica, cioè lui scherzava sulla musica, ci siamo inventati anche dei personaggi che vagavano intorno a noi e non so come, non so perché, probabilmente risultavamo simpatici agli ascoltatori e abbiamo creato un fenomeno. Perché poi alla fine è così che bisogna dire, perché dopo 30 anni, 25 anni siamo ancora qua e sono quelli là che ci ascoltano. Il sound del DJ Time fino alle 4 su Radio DJ con la numero 1 della DJ Parade. E dov'è Albertino? Dove sono? Dai, vediamo se mi vedi. Dove sono? E dov'è Albertino? È un gioco bellissimo questo che funziona. Ci divertiamo un sacco noi che abbiamo una certa età, chiaramente. No, voi che siete più adulti, non so, però noi piccoli, capito? È bellissimo. Ci risentiamo fra un attimo, c'è la pubblicità e poi riprenderà il DJ Time con The Original Mega Mix. Mario Fargetta, noto anche con lo pseudonimo Get Far, è un disc jockey, produttore discografico e regista radiofonico italiano, specializzato in musica house e dance, che inizia la sua attività come tanti adolescenti di quel periodo che vennero attratti dal fenomeno Radio Libere e in particolare Radio Milano International, un'emittente molto ispirata alla radio americana e per questo carica di fascino. Ascoltavo una radio, Radio Milano International, mi sono innamorato della sua musica, che era una musica prettamente black, quindi arrivava dall'America. È diventata piano piano una passione ed è diventata una droga, perché poi mi sono appassionato, a parte la loro musica, mi sono appassionato anche dei conduttori e quindi prevalentemente mi sono innamorato di Leonardo Rececconi, che bene o male tutti dovrebbero conoscere, e se non lo conoscono dovrebbero sapere chi è, perché è stato un po' il padre di tutti, o perlomeno dove tanti DJ si sono ispirati. Nella sua evoluzione professionale Mario diventa anche produttore musicale. Lì nel 92 io ho voluto realizzare il mio sogno, anche spinto da qualcuno che mi consigliava: devi fare un disco, devi fare un disco, perché una volta si parlava di dischi vinili, no? Adesso si parla di tracce, però fai un disco, e quindi ho suonato a prendere un pezzo. Quello è John Miles dopo, feci The Music Is Moving,
era un brano molto club da discoteca con poco cantato. E da lì ho iniziato la mia carriera, diciamo, da produttore. Sto continuando, non ho mai smesso, ho fatto un sacco di tracce, la mia discografia è piena di tante soddisfazioni, ma io, come dire, non sono mai contento, non devo ancora fare, perché è come se volessi arrivare ancora più in fondo, ecco. Mario Fargetta sarà sabato sera alle Todi Marzocca di Senigallia per Arancia Night Fever, il format di Radio Arancia dedicato ai 40 anni più belli della musica da discoteca, cioè gli anni 70, 80, 90 e 2000. L'atmosfera dell'Uban è molto particolare, è difficile trovare un locale in tutta la regione come questo. Vi aspettiamo. La cucina dell'Uban è un mix di sapori e di stili di cucina. Utilizziamo solo prodotti di prima qualità, okay, e contaminiamo queste ricette con spezie e odori del nostro Oriente. C'è l'Uban, diciamo che è un incontro di sapori che non raggruppa solamente la cultura giapponese, ma un incrocio anche dalla Sud America e anche dell'Europa. Ciao ragazzi, sono il barman, vi aspetto per i nostri aperitivi fotonici qua all'Uban. È una delle piste più belle delle Marche del centro Italia, è il crossodromo Tittoni di Cingoli, che ogni anno ospita numerose gare nazionali ed internazionali. Scopriamo insieme che anno è stato. È stata una stagione molto interessante, con gare di campionato italiano, sia di motocross, sia di quad cross, sia di car cross, di campionato regionale, e poi per finire una gara importantissima che a livello mondiale, il quad cross e sede car cross delle nazioni, con la partecipazione di 15 nazioni europee più gli Stati Uniti, l'Argentina e l'Australia, quindi non un quad cross delle nazioni europee, ma in pratica un mondiale. Un anno positivo, siccome come manifestazioni spettacolari, come partecipazione di piloti di varie nazioni anche dell'estero, e quindi grandi spettacoli, grandi manifestazioni. I giovani sono da sempre la risorsa fondamentale per garantire la sopravvivenza di qualsiasi sport. I motori non sono un'eccezione. Noi lasciamo la pista, il tracciato a disposizione dei piloti per gli allenamenti settimanali, infrasettimanali. Curiamo diversi piloti che fanno parte della squadra corse del Motoclub di Cingoli, più giovani e meno giovani, e diamo loro la possibilità anche di essere seguiti da qualcuno più esperto. Nelle Marche è importante, è una delle regioni più ricche di piloti, più ricche di piste di prima, seconda e terza categoria. È uno sport molto diffuso nelle Marche, è una forse delle regioni in cui le manifestazioni, gli impianti sono migliori e meglio tenuti. Pronostico mai in dubbio all'Eurosuole Forum di Civitanova Marche, dove la Cucine Lube si sbarazza della Bunge Ravenna in tre set, staccando il biglietto per la Final Four della Del Monte Coppa Italia, che si giocherà nel weekend del 27 e 28 gennaio 2018.
in una sede ancora da decidere. Ma intanto per i marchigiani, detentori del titolo dopo il trionfo della passata edizione a Bologna, si tratterà dell'ottava partecipazione consecutiva all'atto finale della manifestazione. Ravenna domata per 3-0 per un match che comunque ha fatto sudare una Lube reduce da una partita molto intensa giocata pochi giorni prima. Era una partita che sentivamo veramente tutti quanti, avevamo anche tra virgolette un po' di timore, sai, anche per l'infortunio di Sokolov, eravamo un po' tutti quanti così titubanti, però alla fine il campo ci ha dato ragione, giocando una bella partita, esprimendo un gioco a tratti molto buono, però insomma ci sono ancora diverse cose da amalgamare, da mettere a posto. Ma sicuramente questa sera abbiamo colto un obiettivo importante, no? Poi minimo sforzo non credo, perché comunque ci aspettavamo una partita difficile, penso che abbiamo fatto bene le cose che ci eravamo detti di fare, e quindi poi il risultato, no, è stato un risultato netto, però credo che in alcuni frangenti si è visto Ravenna, soprattutto quando spinge al servizio, ci può creare delle difficoltà, ci poteva creare delle difficoltà, così è stato, siamo stati bravi a uscirne. Ho variato la formazione questa sera, vedremo domenica quello che succederà, ma credo che questa squadra debba avere una forza, che è quella di poter cambiare uno o due pedine del sestetto e rimanere una squadra molto forte, soprattutto con una qualità di gioco molto alta. Quindi andremo avanti così nel proseguo del campionato, cercando di crescere ancora, perché anche stasera delle volte abbiamo fatto degli errori in attacco che non ci sono e abbiamo sofferto un pelo troppo ricezione. Ho visto dei progressi, però ci sono ancora altri progressi da fare. Allora, abbiamo veramente messo un sacco di carne al fuoco in questa puntata di 7x4 con la brace molto molto calda di un argomento che credo che non trovi una soluzione, no? Non c'è una risposta. Bravo. Perché tocchiamo il rapporto tra uomini e donne, e io faccio fatica perché mi piace pensare alle persone che hanno differenze di genere, quindi figurati se sono qua a discutere delle pari opportunità. Per me è un argomento personalmente già da superare, le pari opportunità. Sì. Io vorrei solo parlare di persone. Sì. Poi anch'io. Ecco, poi c'è la questione di femmine e maschi, mi piacerebbe. Ecco, persone che hanno genere maschile e genere femminile e varie altre concatenazioni. Poi c'è la questione che riguarda la professione, no? Quindi qui parliamo di uno che vuole fare una professione e va a proporsi, l'altro che ti arriva non ti vede come un'opportunità ma come una persona da sfruttare. Ma come un oggetto? Perché? Ecco, qui, anche qui, perché lui stesso ha dei problemi. Ah, questo è poco, ma è sicuro? Lui stesso ha dei problemi, perché io sono un produttore, dovrei produrre film belli, quindi cerco bravi attori. Non cerco delle geishe, no? Giusto? Giusto, no, e beh, in effetti è questo il problema, proprio la questione del possesso, no? Sì. Per cui ho del potere, per cui io ho la licenza di poter fare di te qualsiasi cosa io ritenga sia giusto. Ecco. Per me, ma non per te. E se tu poi c'è un altro concetto, scusami, che io non te lo devo nemmeno permettere, però capisco la giovane età. E questo in assoluto. E l'esperienza. E questo in assoluto, certo. E anche l'educazione, cioè voglio dire, se io sono una persona abituata e educata al rispetto dell'altro diverso da me, questo vale in generale, certo. È evidente che non mi viene minimamente in testa di metterti in una condizione di difficoltà. Sì, lui protagonista di questa azione, ma anche lei rispetto di te stessa, che dice, certo, guarda, io sono un'attrice, faccio la professionista e non me ne frega niente di quello che mi proponi. Esatto, ecco. Però questa è una condizione, diciamo, sulla quale lavoreremo e avremo dei risultati, ma secondo me insomma, io sono molto fiduciosa e credo che questo percorso in compagnia di uomini che hanno grande consapevolezza di questo, grande coscienza. Il problema è che è difficile trovarli che si espongono, cioè è difficile trovare l'uomo che è in grado di esporsi così apertamente, così senza nessun complesso a fianco delle donne, perché comunque un po' di paura credo
anche un po' di reticenza, anche questo retaggio culturale così lungo, è difficile trovarne, ma quando li trovi, come per esempio è stato per il Presidente del Senato che ha fatto quell'appello, sì, dicendo scusa e chiedendo scusa a nome di tutti gli uomini, il giorno dopo sul giornale non c'era una riga, se non in qualche raro giornale, e questo ti dà il sentore di quanto sia difficile per le donne, in qualche modo, anche far comprendere certi concetti, quanto sia difficile e dolorosa la violenza. Sì, io sono fiducioso e ottimista, perché ritengo che piano piano è un salto culturale, è un cammino culturale che stiamo facendo, sì, perché sì, sì, vedo le nuove generazioni che si comportano in maniera differente dalle generazioni che le hanno precedute, quindi io voglio essere fiducioso. Vero è che è un salto anche culturale, e vero è che anche è una questione di crescita dell'uomo stesso, perché l'uomo viene educato con certi, con certe regole, esatto, ecco, e a volte si trova anche sprovvisto degli strumenti e reagisce nella maniera sbagliata, istintiva, no? O appunto che non va bene. Ma appunto per questo, ecco, io dico che la vera differenza si fa a scuola e in famiglia, per crescere persone serene, assertive, nonostante tutti i problemi, che nulla hanno a che fare con l'aggressività o con la passività, che sono due facce della stessa medaglia, ma che poi producono solo una cosa, cioè il gesto al posto della lingua, cioè io comunque tu sei mio, tu sei mia, e io non ti capisco più e alzo le mani. E alzo le mani, oppure faccio tutto quello che ritengo sia giusto per me. Che poi ribadiamo, lo diciamo a tutti i maschi, usare le mani è asserzione di debolezza, non di forza, cioè non ho argomenti, quindi l'unico argomento che ho è usare le mani, ma questo accade anche tra uomini, in genere si usa la violenza o per avere qualcosa, e lì c'è tutta una strutturazione, ma lì parliamo di malavita, ma molte volte la violenza viene utilizzata perché mi sento debole e non ho argomenti. Esatto. Ecco. Esatto. Quindi in genere è un'asserzione di debolezza, non di forza. Assolutamente. Va bene, allora io ringrazio Cristina Gregori. Grazie per essere stata qui con noi. Grazie, anche perché non è frequente poter parlare serenamente di questi argomenti, e invece io penso che bisognerebbe parlarne sempre di più. Sì, se non altro dobbiamo dire che è stato positivo il caso Asia Argento, perché ha sollevato il polverone. Assolutamente, diciamo, altro che polverone, assolutamente. Va bene, è davvero tutto. Io vi ringrazio, vi saluto, vi aspetto qui la prossima settimana.